Avete sentito parlare del glamping, ma non sapete bene cosa sia e come sia fatta veramente una tenda al suo interno. Io sono Marco, sono un campeggiatore da oltre 20 anni ed essendo oggi l'ultimo giorno di vacanza al Camping Europa dell'Ido di Capoliveri, ho deciso di mostrarvi la mia tenda glamping, per cui cominciamo un tour dall'esterno e poi entriamo. Andiamo! Allora, esternamente è fatta come una canadese, alta ben 4 metri. Qui ci accoglie un bel patio con un tavolino in legno e 4 sedie. Adesso entriamo. L'ampia porta d'ingresso è costituita da un telo di cotone piuttosto pesante, munito di 2 zip, e poi viene piano piano arrotolato verso l'alto e bloccato con delle clip. Questa operazione risulta più agevole se viene eseguita in coppia. Subito all'ingresso abbiamo un ampio top cucina a isola dotato di piastra di induzione e di lavello. Abbiamo poi 3 comodi sgabelli eventualmente per la colazione, un divanetto affiancato da una lunghissima vetrata corredata di tende molto scenografica che si estende fino al soffitto. Frontalmente 3 pattici scaffali, una presa di corrente e un interruttore per la camera da letto. Abbiamo un frigo senza il congelatore, degli armadietti con all'interno tutte le posate necessarie. Qui ne abbiamo un altro più piccolo con le tazze per la colazione e un cassettino con le posate. Abbiamo i cassonetti per l'immondizia e un altro scaffale. Entriamo in camera da letto. È una bella matrimoniale, il soffitto è tutto in legno, ci sono 2 mensole, ci sono molti interruttori e molte prese, per cui non avete bisogno di prolunghi o ciabatte, ce ne sono a sufficienza. C'è una finestra, c'è uno scaffale dove potete riporre le valigie, i vestiti. Ritornando in soggiorno c'è anche il condizionatore, perché essendo una tenda comunque d'estate, quando batte il sole fa abbastanza caldo, per cui con il clima in cucina si resiste bene. Poi abbiamo una scaletta per accedere alla mansarda, diciamo, alla seconda camera da letto. Uscendo dalla camera da letto possiamo entrare subito nel bagno, dove abbiamo un box doccia in metacrilato, un water e un lavabo, in più altri scaffali e un altro qui. Il pavimento è in doghe di legno. Adesso accediamo al piano superiore da questa scaletta in acciaio smaltato di bianco. Saliamo. Qui c'è una bellissima cameretta doppia con 4 finestre. Di sera si possono vedere le stelle. Per i bambini è una pacchia. Guardate, qui si può vedere il campeggio, mentre di qui non si può vedere il mare. Ed ecco la parte giorno vista da sopra. Ed infine la magia della sera. Bene, la vacanza è terminata, sono rientrato dall'Elba. E se fino a questo punto hai trovato il video interessante, metti pure un mi piace. Se hai delle domande, delle osservazioni, scrivine pure qui sotto nei commenti. Intanto io cercherò di spiegarti brevemente qual è il concetto di glamping, perché ho scelto questa tipologia di vacanza, quali sono state le mie impressioni, quali sono le differenze principali tra il campeggio tradizionale e il glamping, e se seguirai il video fino alla fine ti svelerò anche questo, il prezzo, ovvero quanto ho pagato per 8 giorni, 7 notti, 2 adulti e un bambino dal 1 all'8 di agosto. Il termine glamping risulta dalla fusione di 2 parole, glamour più camping, e sta a indicare un campeggio di lusso da sogno. Le caratteristiche salienti del glamping sono un design raffinato, un azzeccato accostamento di materiali e colori, nonché un utilizzo dell'illuminazione notturna di notevole impatto. Tutto questo ti consente di elevare l'esperienza del campeggio ad un livello superiore, permettendoti di godere di una vacanza immerso nella natura, all'aria aperta, ma con tutti i comfort di un hotel di lusso. Ma perché ho scelto il glamping? Bene, in realtà non sono stato proprio io a scegliere il glamping, ma il glamping che ha scelto me. Sì, proprio così. Devo dire che negli ultimi anni le presenze di campeggiatori in tenda stavano drammaticamente diminuendo. Si vedevano tantissime piazzole vuote, per cui negli ultimi anni sono state occupate
dalle case mobili e ultimamente anche dalle tende glamping, per cui non ho avuto praticamente scelta, in quanto la destinazione era l'isola d'Elba sicuramente, e anche il campeggio non mi andava di andare in un posto nuovo. Sono affezionato e mi sono sempre trovato bene in questo campeggio, per cui sono stato veramente costretto a lasciare a casa la mia affezionata Ferrino, tutta la mia attrezzatura, e provare questa nuova tipologia di campeggio. Bene, devo dire che sono rimasto comunque molto molto soddisfatto. Non c'è paragone col campeggio tradizionale, e adesso vi spiego anche il perché. Le differenze fondamentali sono due. Uno, arrivi, scarichi le valigie, ti metti un paio di bermuda e un paio di ciabatte e sei già in vacanza. Prima dovevo lavorare il giorno prima di partire. Dovevo caricare la macchina, mettere la tenda, mettere il gazebo, i teli ombreggianti, i teli da mettere sotto le tende, i materassi, le coperte, i cuscini, i tavolini, il frigo, la cucina a gas, la bombola del gas. Insomma, era un vero lavoraccio. Impiegavo almeno una giornata intera e un'altra giornata, dopo aver viaggiato tutta la notte, per montare tutto sotto il sole. Finché ero giovane lo facevo con grande entusiasmo, col passare degli anni è diventata veramente una faticaccia insostenibile, devo dire, insostenibile. Per cui già da questo aspetto vale la pena il glamping. L'altro secondo aspetto, che per molti può essere banale, ma per chi ha campeggiato con un campeggio tradizionale per più di 20 anni non lo è, è il fatto di avere i servizi interni e non comuni, condivisi. Cioè ti alzi, ti fai la doccia, hai un lavabo, hai un lavello per lavare i piatti, per prendere l'acqua, per fare la pasta. È una grande comodità, credetemi. Può essere una cosa così sottintesa, ma quando sei in una tenda tradizionale devi correre, devi ricordarti l'accappatoio, devi ricordarti lo shampoo, il sapone, lo spazzolino da denti, altrimenti devi tornare indietro. È scomodo. L'unica cosa che non mi è piaciuta proprio ad essere Pignoli è il fatto che la camera da letto era orientata a sud, ovvero non era ombreggiata, per cui di pomeriggio se volevi farti un riposino non potevi entrare perché era caldissima, anche tenendo la finestra e la zanzariera aperte non circolava sufficientemente aria per rinfrescarla. In più, avendo il telo di copertura in PVC pesante e scuro, funzionava proprio come un termosifone. Anche in condizionatore, che è messo nella zona giorno, non riusciva a raffrescarla, per cui tenevo la porta chiusa, il soggiorno rimaneva fresco e andavo a riposarmi nella cameretta di mio figlio, che tanto aveva due letti ed era nel soppalco in mansarda con quattro finestre. La ventilazione era sufficiente per garantire, diciamo, una temperatura adeguata, o altrimenti c'era il patio con la sedia a sdraio fornita dal campeggio, lì era bello ventilato e si poteva riposare. L'unico appunto, l'unico neo è stato proprio questo. Per il resto è andato tutto benissimo. Ci siamo trovati molto molto bene, mi sono piaciuti gli arredi, il fatto che la struttura fosse in legno, l'uso delle tende dava proprio un'atmosfera molto molto rilassata, la sera l'illuminazione era perfetta. Sinceramente non ci veniva neanche voglia di uscire e andare al ristorante, stavamo veramente bene lì dove eravamo. A chi consiglio il glamping? A tutti, ma in modo particolare a una coppietta di innamorati. Ci sono tende molto carine da due posti, ma soprattutto alle famiglie con bambini. E ve lo dico per esperienza, perché io ho portato mio figlio per la prima volta in campeggio quando aveva 2 mesi e si è trovato benissimo lui, ci siamo sempre trovati bene anche noi. I bambini sono liberi di muoversi, di spostarsi, non corrono pericoli, sono al sicuro e trascorrono veramente una vacanza serena, assolutamente serena, e si divertono tantissimo. Per loro è un'esperienza nuova, divertente, molto diversa dalla routine della vita che trascorrono in città, per cui diciamo che il campeggio io lo consiglio sempre tantissimo a chi ha dei bambini, anche non solo piccoli, anche già ragazzini, si divertono, fanno tante amicizie, è la vacanza ideale per loro. Tutto bello, tutto bene, ma quanto mi è costato? La spesa media è stata all'incirca di 192 euro al giorno. Dico media perché i prezzi variano da giorno a giorno, salgono nel fine settimana,
ovviamente variano da mese a mese. Comunque nel periodo della prima settimana di agosto ho pagato questa cifra, 192 euro. Il totale sono 1298 euro più 48 euro per il lavaggio e la pulizia della tenda, totale 1346. Ve lo giuro, all'inizio mi sembrava caro perché ero abituato ovviamente ai prezzi delle tende che si aggiravano all'incirca sugli 80 euro al giorno. Dobbiamo considerare però che siamo in un posto piuttosto esclusivo come l'Isola d'Elba, in un bel campeggio dotato di piscina, di accesso al mare. Praticamente uscivo dalla tenda e in un minuto ero già in spiaggia. A 5 minuti d'auto raggiungiamo Capoliveri e Porto Azzurro, che sono due dei centri più rinomati dell'Isola d'Elba. Inoltre c'erano molti supermercati a portata di mano, per cui devo dire che mi sono trovato bene, soldi ben spesi, e sicuramente tornerò anche l'anno prossimo. Arrivati a questo punto non mi resta che ringraziarti per aver visto il video fino alla fine. Se lo hai trovato utile ed interessante, iscriviti pure al canale e se attiverai la campanella sarai avvisato ogni volta che pubblicherò un nuovo video. Se hai dei commenti, delle osservazioni e anche delle critiche, scrivile pure qui sotto, sarò ben felice di risponderti, così avremo anche modo di fare conoscenza. Sono inoltre sicuro che sarai curioso di vedere com'era prima la mia tenda, la Ferrino. Se cliccherai sul collegamento qui di fianco, potrai vedere il timelapse del montaggio della tenda e il setup finale. Guardalo! Lo troverai interessante. Ciao e alla prossima!